Allora ci sono, leggo, sto leggendo molti retroscena, alcuni credibili, altri un po' di ricostruzione non veritiera. La verità è che finalmente il confronto è partito e io giudico questo un fatto positivo per dare al Paese un governo di svolta. Noi guardiamo innanzitutto agli interessi degli italiani, a chi sta pensando di tornare a scuola fra qualche giorno, ai lavoratori che tornano nelle proprie aziende, alla necessità di affrontare una manovra economica che ha bisogno di un governo serio, autorevole e di svolta. Abbiamo chiesto questa mattina che si aprisse un confronto e oggi con questo primo incontro interlocutorio, come doveva essere, e io credo comunque positivo, questo confronto è partito. Questa sera alle 21 ce ne sarà un altro tra la delegazione del PD e dei 5 Stelle e quindi posso dire che si sta andando avanti e si sta lavorando per dare all'Italia un nuovo governo, un governo di svolta che pensi all'ambiente, al lavoro, alla ricerca e al bene comune di questo Paese. Grazie. No, segretario, però su Conte. Su Conte? Io penso che noi siamo sulla strada giusta per costruire un accordo che, ripeto, parte da un confronto di idee e di contenuti che è partito questa mattina e questo pomeriggio e che oggi e questa sera alle 21 continueremo a approfondire. Non c'è Ma ripeto, io sono, penso e sono ottimista di poter costruire questo accordo. Fare un governo è una cosa seria, non si fa con le battute. Noi siamo persone serie che vogliamo fare questo governo e vogliamo fare un governo che non finisca come quello che è finito qualche giorno fa, dopo 14 mesi, perché ai nastri di partenza c'è stata troppa fretta e anche un modello sbagliato di quello del contratto. Buongiorno e benvenuti al dibattito di Omnibus.